Questa è la torta di castagne, una torta semplicissima fatta con farina di castagne, perché la farina di castagne dà una sua struttura particolare ad un composto cremoso all'interno fatto con gocce di cioccolato e pezzetti di castagne lesse morbidi. Guardate al taglio, si intravedono la giusta dose di gocce di cioccolato perché non deve essere molto cioccolattoso, ma con un buon sapore di castagne. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi facciamo un bel dolce alle castagne, con farina di castagne all'interno e castagne spezzate con qualche goccia di cioccolato. Iniziamo a separare le Quindi andiamo a separare le uova, gli albumi dai tuorli. Mi raccomando, gli albumi in un recipiente ben pulito, altrimenti dopo non montano. Inseriamo invece nei tuorli il burro e lo zucchero e possiamo iniziare a montare. Gli albumi nel frattempo rimaniamo a temperatura ambiente e montiamo il composto tipo crema al burro a crema. Questa ricetta non è previsto lievito per dolci perché quando andiamo a fare questa lavorazione di montare sempre tuorli, burro e zucchero e portiamo a una schiuma ben ferma insieme agli albumi montati e si va a unire il composto, non c'è bisogno di mettere lievito per dolci perché darà una sua struttura particolare. Se inseriamo lievito per dolci non c'è bisogno di fare tutto ciò, si può mescolare anche tutto insieme risparmiando anche tempo. Però vi assicuro che così è tutta un'altra storia. Quindi, ottenuta una crema dal composto di tuorli, zucchero e burro, mettiamo da parte e possiamo montare gli albumi e lo zucchero a neve ben ferma fin quando non diventano così belli schiumosi. Ecco. Adesso mettiamo una parte di albumi all'interno di tuorli, zucchero e burro e man mano, quando si va a incorporare, inseriamo una parte di farina di castagne. Facciamo questa operazione in 3-4 riprese al fine di non smontare del tutto il composto. Vedete, vado a continuare in questo modo un'altra parte di albume, lo vado a incorporare bene, poi metto un'altra parte di farina di castagne, faccio un'altra operazione in effetti dopo questa, quindi per non farvi vedere tutte le operazioni, guardate, fa anche il colore proprio della castagna alla fine, che spettacolo. Quindi adesso a questo punto pronto il composto, inseriamo le gocce di cioccolato e vado a tagliare a pezzetti delle castagne lesse in questo modo, si possono anche spezzare con le mani perché sono molto morbide, e inseriamo il tutto all'interno del composto. Prima di girare mettiamo anche un tappino di rum, un tappino di liquore strega e un pizzico di vaniglia. Andiamo a girare il tutto, il composto è pronto, guardate, molto cremoso, non deve essere troppo duro. Io vado a foderare uno stampo, questo che si va a sformare, si va a togliere il fondo con foglio di carta da forno e un po' imburrato lateralmente. Quindi inserisco il composto all'interno, andiamo di spatola, andiamo a sbattere un poco e vado a forno. Forno 170 gradi per circa 30 minuti, non deve stare molto tempo perché è basso, non è tanto alto ed è molto asciutto. Vado a capovolgere quando è sempre ben freddo, perché si troverà il fondo quello rimovibile, lo tolgo e tolgo anche il foglio di carta da forno, guardate che spettacolo, la cottura perfetta. La restante carta da forno vado a fare dei ritagli tipo pastiera o crostata di carta da forno, in modo tale da fare questa decorazione che vi faccio vedere. Ecco, in questo modo sono una specie di stencil artigianali fatti con carta da forno per simulare le griglie di pasta frolla. In questo modo io avevo solo questi 4-5 pezzi, poi vado a mettere prima lo zucchero a velo in questo modo. Poi li vado a togliere e li metto a quell'altra parte in modo tale da finire la torta. In questo modo tolgo lo zucchero e le faccio a quell'altra parte. E voilà! La decorazione è fatta semplice, ovviamente. Metto su un piatto per torta e adesso vado a glassare. Io lascio una castagna da parte in modo tale da glassarla nella gelatina a caldo, quella che uso sempre anche per crostate, e la metto centralmente. Ragazzi, la torta di castagna semplicissima, ma veramente bella anche esteticamente da vedere. E adesso vado a fare il taglio, vi faccio vedere all'interno. Non è proprio piena di cioccolato, ma il giusto. Ci sono delle gocce di cioccolato che danno quel senso al palato di cioccolato e castagne spezzate. Guardate quando la vado a tagliare. Spettacolare, spettacolare.